In questo video scoprirai come mettere in sicurezza la tua casa per prepararla ad un'emergenza. Assicurati che il numero civico della tua casa sia adeguatamente esposto, così che i servizi di emergenza possano facilmente trovarti. Tieni l'ingresso ed i corridoi liberi, così da facilitare l'evacuazione. Installa dei rilevatori di fumo nei punti consigliati. Acquista un estintore ed impara come e quando usarlo. Fallo controllare regolarmente. Familiarizza con il funzionamento della rete idrica, quella elettrica e quella del gas, ed impara come chiudere queste utenze utilizzando gli interruttori generali. Il gas può causare esplosioni ed incendi. Identifica l'interruttore generale. Se senti odore di gas, senti una fuoriuscita o noti che le tubature sono danneggiate, chiudi l'interruttore e apri tutte le finestre. Se sospetti una fuoriuscita di gas, evita di accendere scintille o fiamme. Mai usare fiammiferi, accendini o candele e non utilizzare l'interruttore della luce o di altre apparecchiature elettriche. L'elettrocuzione può risultare dal diretto contatto con cavi elettrici o con qualsiasi oggetto in contatto con cavi scoperti. Scopri dove è localizzato l'interruttore generale, che potrebbe essere in diversi posti a seconda della tipologia di edificio in cui vivi. Spegni gli interruttori elettrici più in fretta che puoi in caso di incidente o di alluvione. Chiudi il rubinetto generale dell'acqua se le autorità lo consigliano. Chiudi il rubinetto generale dell'acqua se vai via di casa per diversi giorni. Fai provviste di acqua e cibo sufficienti per almeno 3 giorni per l'intera famiglia e per gli animali domestici. Le migliori tipologie di cibo per queste circostanze sono quelle che non richiedono di essere conservate in frigo o cotte e che non siano ricche di sale. Per esempio, frutta e verdura in scatola, marmellate, biscotti secchi, cereali, paste e riso, frutta secca, carne in scatola, succhi di frutta, latte in polvere, eccetera. Pensa alle diete specifiche e condizioni mediche dei membri della tua famiglia, come allergie o intolleranze. Tieni da parte 3 litri d'acqua per ogni persona per ogni giorno. Questo sarà sufficiente al bisogno di idratazione. 10 litri al giorno per persona sono invece necessari per essere in grado di cucinare ed avere una minima igiene.